Rottamazione delle cartelle esattoriali tra nuovi interlocutori e nuove metodologie. È stato il tema al centro del nuovo corso di aggiornamento promosso dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nocera Inferiore. Protagonista il docente universitario e commercialista Gianluca Timpone. Oggi nell'ambito del convegno abbiamo illustrato quelle che sono le nuove misure legate alla nuova rottamazione bis. Siccome in tanti hanno delle problematiche legate al mancato pagamento delle cartelle Equitalia, oggi siamo in grado di poter spiegare in maniera precisa quelle che sono le indicazioni presenti all'interno del decreto fiscale. La platea è stata molto attenta e soprattutto ha individuato quelle che sono le criticità che nell'ambito dei rispettivi studi sono legati ai debiti che i contribuenti hanno nei confronti di Equitalia. È un ordine sempre puntuale, sempre attento, anche quest'oggi, una formazione di qualità ma soprattutto, come dire, celere su quelle che sono e saranno le novità in tema di riscossione. Non a caso, neanche a farla apposta, abbiamo appreso che ci sarà la possibilità di una rottamazione bis